Sebbene negli ultimi decenni lungo tutto l'arco alpino si sia assistito ad un massiccio abbandono dei villaggi di montagna, una parte della popolazione appare resistere al fascino delle città e alle comodità dei servizi. A prezzo di grandi sacrifici, spesso poco retribuiti, gli uomini e le donne dediti all'agricoltura e all'allevamento hanno mantenuto viva la montagna. Ed è al popolo dei Masi quello che ha provveduto allo sfalcio dei prati, a contrastare l'espansione dei boschi e al mantenimento del paesaggio, rendendolo spendibile a fini turistici, che il consigliere autonomista Graziano Lozer ha dedicato il suo recente disegno di legge, una proposta che ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare i Masi agricoli trentini. Per la prima volta si riconosce questa realtà, questa identità territoriale forte che sono i nostri Masi. Dico i Masi storici, agricoli naturalmente, ma anche i Masi nuovi, perché in questi anni c'è stata una forte evoluzione, c'è stata la realizzazione di queste nuove strutture che sono fuori dai centri urbani, sono fuori dal paese. Dentro naturalmente il cuore è la famiglia contadina, la realtà contadina. Oltre alla creazione di un albo dei Masi trentini e alla definizione dei requisiti che li identificano, la proposta ne valorizza i prodotti e ne promuove la vendita attraverso un marchio che certifichi provenienza e caratteristiche di eccellenza. L'intervento legislativo favorisce il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente e salvaguarda e potenzia il ruolo dell'impresa agricola. I Masi entrano di diritto nella filiera del turismo con la valorizzazione della cultura e del folklore locali, con la gastronomia tradizionale, in connessione con lo sviluppo rurale del territorio. L'obiettivo di questa norma è innanzitutto appunto riconoscere questa realtà, creare un elenco di questi Masi, pensare a una rete di prodotti del Maso agricolo trentino. Poi ci sono tanti temi, c'è il tema importante che è quello del riordino fondiario. Perché noi abbiamo perso i Masi agricoli trentini? Li abbiamo persi perché in Trentino c'è stato un frazionamento grandissimo e quindi noi dobbiamo rafforzare la proprietà contadina con degli strumenti forti. Poi c'è la valorizzazione del materiale di costruzione del maso, la pietra, il legno, le maestranze locali e perché no poi anche un concetto importante, l'imprenditoria femminile, perché i Masi, molti di questi Masi sono guidati imprenditorialmente da donne. Naturalmente porta con sé un messaggio di promozione turistica, perché dentro queste aziende c'è veramente un'autenticità che dobbiamo riconoscere. E perché no, voglio dire, pensare anche a dare in concessione noi come provincia dei marchi di qualità per queste aziende e per queste produzioni. I tempi sono quelli dei disegni di legge, affidamento alla commissione legislativa competente, audizioni, esame e passaggio finale in aula. Criteri e indirizzi saranno stabiliti con regolamento dalla giunta provinciale. È una legge che parte dal basso, quindi io credo che quando le norme hanno una forza, un legame con la base, hanno anche più forza dal punto di vista legislativo e credo che in questo momento il mondo agricolo trentino se lo merita.